Edmonton è un paesino di 1500 abitanti nello stato del Kentucky, una di quelle terre nel sud degli Stati Uniti che ha il confine tracciato dal Mississippi e si affaccia alla catena montuosa degli Appalachi. In questa piccola comunità muovono i loro primi passi nel mondo musicale Chris Robertson e John Fred Young, figlio di Richard Young del gruppo Country Southern, Kentucky ed Hunters. Proprio nella loro sala prove che Chris e John si uniscono a Ben Wells e John Loudon, formando nel 2001 i Black Stone Cherry. La band raggiunge in fretta un grandissimo seguito locale, che in pochi anni diventa internazionale grazie appunto al debutto auto-intitolato. Arrivano poi Folklore and Superstition e Between the Devil and the Deep Blue Sea, che segnano il loro successo internazionale. Sin dagli esordi, i Black Stone Cherry sono stati capaci di unire classic rock e Southern Blues con le sonorità più moderne in voga del cosiddetto rock radiofonico americano, caratteristica che gli ha permesso di andare in tour con Lynyrd Skynyrd, Def Leppard, Chickenfoot, ma anche Altered Bridge, Shinedown o Hillstone. Oggi Black Stone Cherry, con un'età intorno ai 35 anni, sono praticamente dei veterani della scena e il loro settimo album in studio, intitolato The Human Condition, riesce ancora a essere super ispirato, energico e vitale, puntando al circuito americano delle radio senza perdere di credibilità. I nuovi brani che rimarranno nei loro setlist sono sicuramente Ringing in My Head e i super singoloni When Angels Learn to Fly e In Love with the Pain. Oggi ovviamente andiamo a parlare di The Human Condition e della sua special edition. Andiamo ora a esaminare il contenuto della scatola, dove troviamo prima di tutto il box set in formato CD, che andremo ad aprire tra poco, bello spesso. Successivamente un poster di grande dimensione che raffigura l'artwork di copertina. E ovviamente l'edizione vinile 180 grammi. Questa è un'edizione limitata in 1000 copie. Allora, iniziamo a illustrare il box CD. Come vedete, bello spesso. E a illustrare cosa si trova al suo interno. Allora, prima di tutto troviamo questa tessera con i plettri dei quattro componenti del gruppo. Un formato interessante perché ci dà la possibilità di rimuovere facilmente il plettro, ma anche di reinserirlo così che possiamo conservarlo tranquillamente e non rischiamo di perderlo in giro. Abbiamo poi dei sottobicchieri. E quattro cartoline che riprendono sempre la grafica dell'album. Oltre a questo c'è ovviamente il CD in formato digipack. Sono presenti tutti i testi, niente booklet. E al di sotto del CD c'è anche qualche foto della band. Ecco qua invece la versione vinile, che è forse quella un po' più interessante, limitata a 1000 copie, vinile, colorazione silver, 180 grammi. Vediamo un po' all'interno. C'è un foglio con una serie di foto tratte dal studio di registrazione, tutti i testi, e
E il vinile in sé, dicevamo colorazione argento, che fa proprio una bella figura. Retro del vinile, riprende la stessa grafica ovviamente presente sul box set. Concludiamo con una carrellata di tutti i contenuti di questo box set. Blackstone Cherry, The Human Condition, è un disco che è degno di essere messo accanto a tutti gli episodi migliori della discografia del gruppo? Assolutamente sì. I contenuti li avete visti con i vostri occhi, non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Continuate a leggere Metal Italia. Ciao!